Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi voglio far vedere come ho realizzato le bevande che ho servito durante la mia festa a tema Harry Potter, di cui vi lascio comunque il link nella descrizione. Ed ora iniziamo. Come prima cosa, per realizzare il pensatoio di Silente vi servirà una ciotola trasparente come questa e ci dovete versare una bevanda a vostro piacimento che sia chiara. Questa per esempio è limonata. Poi dovete aggiungerci del colorante alimentare blu, mischiare per bene e poi, se volete che questa sia una semplice bevanda, la potete benissimo lasciare così oppure potete aggiungere dei glitter come questi qua. Questi sono dei glitter per torte e, come potete vedere, l'effetto è esattamente uguale a quello che si vede nel film. Poi, se volete che sia luminoso, potete aggiungere una lucina in una ciotolina così e metterci sopra appunto la ciotola trasparente. E voilà! E poi, se volete proprio strafare, potete prendere del ghiaccio secco o anidride carbonica CO2 allo stato solido. E potete trovare i rivenditori della vostra città semplicemente su internet. Io ho scoperto che avevo un rivenditore proprio vicino casa. E vi basterà un cubetto di ghiaccio secco per avere questo effetto fumo per svariati minuti. Ed è veramente bellissimo. Poi ho servito delle pozioni verdi, stile pozione polisucco, e per fare queste vi basterà avere delle ampolle e metterci dentro un liquido verdino. Io vi lascio nella descrizione la ricetta del mio frullato verde, che però sa di cioccolato, perché ho utilizzato quella per creare appunto questo succo verde. Infine, per creare la burro birra, vi servirà mettere in un pentolino un po' di zucchero di canna e dell'acqua e sciogliere il tutto a fuoco lento. Poi togliete il tutto dal fuoco e aggiungete del burro vegano, e il latte vegetale che preferite. Quando è tutto ben amalgamato, potete mettere questo sciroppo sul fondo di una tazza e poi aggiungete la bevanda con le bollicine che preferite. Io ho utilizzato semplicemente dell'acqua frizzante e, come potete vedere, fa questa reazione schiumosa e sembra proprio birra. Infine, in cima va aggiunta della panna e io l'ho fatta in casa mettendo in frigo questo barattolino di crema di cocco. Poi l'ho messa a testa in giù e l'ho aperta e, come potete vedere, il freddo ha separato la parte pannosa dal liquido. Ho tolto il liquido, ho messo la parte pannosa in una ciotola e poi, con una forchetta o con una frusta elettrica se l'avete, dovete semplicemente schiacciare così per ammorbidire il tutto. Lo aggiungete alla burro birra, mischiate e questo è il risultato finale. E tutto qua, ora tocca a voi, fatemi sapere nei commenti e nella i quale ricetta vi è piaciuta di più. E se realizzate una di queste tre bevande, taggatemi nelle vostre foto utilizzando @RoxyRoxTV. Come sempre saluto tutte le persone che mi hanno mandato un tweet, condividete questo video con tutti i vostri amici Potterhead e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Muah.